Race Attack 600, gara 1, qui al Cremona Circuit, dalla pole position c'è Alberto Bettella in 1:37.447, il tempo che gli vale, la prima casella da avanti a William Bennett e Diego Copponi, agguerriti così come tutti gli altri in seconda fila, Falcone, Osler de Padova, Bozzoni, Mangili e Villani a chiudere la terza fila, Carpina chiude la top 10, siamo pronti qui dal Cremona Circuit con la Race Attack 600, una categoria entry level insieme alla Race Attack 1000 dei trofei Motestate, ma prima andiamo in griglia di partenza a sentire i piloti prima del via. Cristian, partenza dalla quinta fila, sarà una partenza all'attacco? Sarà una gara all'attacco? È difficile, penso sia più una gara in difesa, sono sincero, perché dietro siamo in 5 a mezzo secondo, quello davanti a me è un secondo e mezzo, quindi sarà difficile. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo allora. Grazie, grazie. Matteo, parti dalla quinta fila, sarà una gara subito all'attacco o cercherai prima di studiare un po' gli avversari? Dai, sicuramente ci provo, proverò a fare una partenza migliore di quelle che ho fatto fino adesso, perché è un po' il mio punto debole. Però dai, ci provo a stare con quelli davanti a me, che vanno un poco più forti di me. Un grosso in bocca al lupo allora. Crepi il lupo. Cristian, una qualifica non ottimale, diciamo, cercherai di recuperare ora in gara? Sì, ieri abbiamo avuto problema con una bilanciatura anteriore della gomma. Speriamo di aver risolto in mattinata quella qualifica. Non abbiamo migliorato il tempo per le temperature che non lo permettevano. Vediamo di attaccarci al gruppo e spingere più forte possibile. Un grosso in bocca al lupo allora. Grazie. William, hai avuto qualche piccolo problemino in qualifica 2, ma sei della partita e proverai a dare il massimo e a portare a casa il punteggio pieno? Ma vediamo, il nostro obiettivo è la partenza, poi dopo ce la giochiamo, dai. Dopo la partenza te la giochi? Sì, ve la gioco. Grande, allora. Bacione, ciao. Arriva l'ok da parte dei commissari, via la bandiera rossa, via la bandiera verde. Ora parole ai piloti. Semaforo rosso che si spegne in questo momento, si impenna qualche pilota lì di dietro, qualche moto, anche qualcuno gli ha tardato in fondo allo schieramento. Non una bellissima partenza da parte di Bennett, sappiamo che per gli start sono un po' un tallone d'Achille. Buona invece la partenza di Falcone, protagonista della categoria Challenge, lo ricordiamo, ma andremo ad approfondire dopo questo tema. Siamo on board con Osler alle spalle di Alberto Bozzoni, un altro tanto per dire della categoria Challenge, mentre dicevamo una buona partenza invece per Bettella, che prova subito a fare il vuoto in questa gara 1 della Race Attack 600 qui al Cremona Circuit. Andiamo invece un po' nelle retrovie con Cristian Perego, il numero 77, partito in 18ª posizione alle spalle di Fabrizio Pantella, prova a tallonarlo e siamo qua i primi tre piloti, Bettella davanti a tutti, seguito da Copponi e Benedett, che comunque non ha avuto un bellissimo start come dicevamo prima, ma comunque è riuscito a rimanere lì nella gara di Varano, addirittura era anche andato un po' peggio, diciamo, partito male, ci prova Benedett, non riesce a infilarsi, dicevamo sì, anche a Varano aveva fatto non una bellissima partenza, ma comunque è riuscito a rimontare, era finito anche più indietro, ha compiuto una grandissima rimonta. Questa volta sì, una partenza discreta, non bellissima, ma comunque almeno lì in terza posizione. Andiamo con Bennett in fondo, alle rettilineo, su Copponi, prende tutta la scia, si avvicina molto, gomito a gomito, prova e riesce, lì lo svernicia e si entra in staccata alla 11 alla San Martino, passa William Bennett, buon sorpasso di Willy che riesce a mettersi in seconda posizione, si mette alle spalle Copponi e Falcone. E più indietro troviamo anche i buoni Bozzoni e Osler insieme. Ricordiamo che qua siamo nella Race Attack 600, una delle categorie che rientra nella Race Attack. Abbiamo Race Attack 1000 e Race Attack 600. Andiamo con Sorini che all'esterno, va all'esterno Sorini, due piloti qua adesso si mette, è riuscito a passare davanti a lui, poco bello, ma che sorpasso all'esterno di Sorini, partito dalla 13ª posizione, il numero 23, e adesso ci prova con, siamo adesso on board con Pocobello, uno dei protagonisti che era insieme a questa bagarre con Sorini. Pocobello che in 1:41.9 ha firmato il 14esimo tempo partendo dalla quinta fila e prova a prendere la scia. Pocobello ci toglie l'immagine, la regia, avremmo potuto assistere a un attacco. E torniamo su quello che stavamo dicendo in precedenza, che la Race Attack, che comprende le categorie 600 e 1000, è una delle categorie entry level per approcciarsi ai trofei Motestate con bassi costi e tanto altro. Le gomme, ricordiamo, sono sempre le Pirelli monogomma V2.
e con Benedet che prova adesso, ha fatto un po' il vuoto sugli inseguitori e prova ad andarsene e prova ad andare a prendere Alberto Bettella, va un pelo largo intanto Mangini dall'onboard di Sorini che ha staccato, Mangini è poco bello, è riuscito a mettersi in ottava posizione, buona la sua prestazione finora per Matteo Sorini, buona rimonta, partito tredicesimo, lo dicevamo prima, e arriva in fondo, arriva la San Martino, curva 11, staccati in fondo alle rettilineo, e arriviamo qua nelle ultime curve rifatte, la configurazione, l'ultima configurazione, le ultime curve del tracciato di Cremona sono state rifatte proprio in occasione del Mondiale Superbike, che ha fatto i test ufficiali pochi giorni fa qui sul Cremona Circuit. Li rivedremo poi i protagonisti, i piloti del Mondiale Superbike, Bautista, Toprak, Ria e compagnia bella, fine settembre, il 20-22 settembre, round del Mondiale Superbike qui a Cremona, passa Perego sul traguardo, buona gara, una buona rimonta sta facendo Perego, si trova in questo momento un po' più attardato dopo la top 10 in tredicesima posizione, dopo essere partito diciottesimo, comunque una buona rimonta la sua, e torniamo on board con Sorini che non è riuscito a scollarsi di dosso però il buon Mattia Luigi Mangili, il numero 91 che si prova, fa anche partire un po' di scintille. Vediamo se riuscirà Mangini nel suo intento nel rimanere lì e provare anche ad attaccare. E torniamo qua davanti con Benedet che è inseguito da un bel gruppo di piloti con Falcone, Bozzoni, Copponi e poi via tutti gli altri. Poi dietro De Padova, Osler, Carpina, per poi arrivare a Sorini, come dicevamo prima, poco bello, e Pantella. Dietro a Falcone c'è un altro pilota, come dicevamo all'inizio gara, della categoria Challenge di questa Race Attack 600, perché la Race Attack 600 si compone di altre due sottocategorie, la Challenge e la Rookies, on board intanto con Osler che prende tutta la scia di Niccolò Carpina, mi sembra essere lui, vediamo, non è molto stabilizzata la telecamera di Osler, ma comunque in fondo a rettilineo alla 11, prova, compie l'attacco, stacca forte, Osler si mette dentro, no, perché Carpina tira un'altra staccata micidiale e riesce, vediamo anche lo stile di guida di Carpina, particolarmente... sicuramente giù con il gomito, giù con il ginocchio, sembra essere un po' old style, sicuramente meno aggressivo rispetto a tanti altri. Non è riuscito quindi ad affondare il sorpasso Osler. 7 giri, siamo al quarto di questa gara. Andiamo on board con William Benedet, il numero 6, che sta provando ad andare a rincorrere il leader incontrastato di questa gara, ma anche delle due gare precedenti a Varano, Alberto Bettella, che ha girato Benedet in 37,3 l'ultimo giro. Un buonissimo giro, mentre qua on board con poco bello invece il buon Christian ha girato in 42,4, buon giro da parte di poco bello e Bettella, vediamo se sentirà arrivare le scene da parte di Benedet, inquadrati qua anche un po' nelle retrovie, ci sono Copponi, ci sono tutti, c'è anche De Padova, attenzione con Osler che prova a tallonare sempre Niccolò Carpina dopo la buonissima staccata che gli ha tirato in faccia il pilota numero 217 alla 11, grandissima bagarre, una grandissima staccata quella di Niccolò Carpina, ma anche Osler ha staccato molto forte, ma sembra essere di nuovo pronto il numero 38 a riaffondare un attacco, vediamo se ci sarà l'occasione, sempre in fondo al rettilineo, alla curva 11, alla San Martino, per poi affrontare la 12 e la 13, che dicevamo sono una nuova configurazione del tracciato, questa volta sembra essere più decisivo, sembra essere fatta per Osler che prende tutta la scia, svernicia Carpina e si mette dentro, dovrebbe essersi messo dentro, la regia ci stacca su Benedet che chiude un altro passaggio sul traguardo in inseguimento di Bettella. I piloti che poi ci hanno raccontato in queste ore passate insieme al weekend al Cremona Circuit, che comunque le ultime curve sono particolarmente più belle, più nuove, più ovviamente più nuove, ma sicuramente più belle, dove c'è anche un piccolo scollinamento che non fa intravedere a modo magari l'ultima curva in entrata, perché lo vediamo un leggero dosso per poi uscire, ma si esce con molta più trazione, ce l'hanno raccontato i piloti, che ci diverte anche molto di più. Benedetti invece sta provando assolutamente a rincorrere e Bettella, l'ultimo giro di William Benedetti è un 1:37.435, non è assolutamente male per lui. Sembra essersi un po' appena rifatto sotto il numero 6 pilota Yamaha, lo vediamo, fa un pelo largo e Bettella, no, si è steso giù, incredibile, giù Benedet, chiusura da anteriore, incredibile errore, peccato per Benedet alla rincorsa, un po' troppa foga probabilmente, avevo visto anche un pelo largo Bettella che sì, è finito un pelo largo, e peccato davvero per Benedet che gli si chiude
l'anteriore alla sua Yamaha, lo abbandona, brutto zero, pesantissimo, perché comunque la seconda posizione, dopo anche ovviamente quella registrata a Varano, era molto interessante. Peccato, peccato davvero per Bennett, che avrà l'occasione di rifarsi in gara 2, on board con Perego, intanto che comunque ha fatto un buon giro, 43 e 1, buon giro per Christian Perego. Allora nuova, cambia la classifica, Falconi in seconda posizione, inseguito da Bozzoni e Copponi, più staccato De Padova invece, poi Osler e Carpine insieme. Inizia il penultimo giro di gara 1 del Saltac 600, un vero peccato per William Bennett, che viene abbandonato dalla sua Yamaha, chiusura dall'anteriore, è entrato un pelo forte, probabilmente un pelo fuori linea, con un po' troppa velocità in quel frangente. Deve dire addio così a gara 1. Andiamo con Sorini, intanto il numero 23, che ha girato l'ultimo giro in 1:48.185, scusate, buonissimo il giro da parte di Sorini. Torniamo con Perego, nuovo passaggio di Perego sul traguardo, 1:42.8, altro giro interessantissimo di Perego, che si trova in questo momento in 12ª posizione, una buonissima rimonta, mentre vediamo se Bozzoni avrà la possibilità di attaccare il rivale della propria categoria, la Challenge, Claudio Falcone. Nella categoria Challenge della Saltac 600 troviamo vari piloti molto interessanti, come Claudio Falcone in questo momento secondo, Alberto Bozzoni in questo momento terzo, Niccolò Carpina, colui che comunque ha tirato una grandissima staccata su Osler in precedenza e poi si è rivisto purtroppo passare il pilota numero 38 e ha dovuto cedergli la posizione. Poi abbiamo anche comunque Fabrizio Pantella e Andrea Aranzani della categoria Challenge, insieme a Zagone, Rebassi e Mangili. E ovviamente, lo dicevamo, l'abbiamo anticipato un po' inizio gara, nella categoria Race Attack 600 abbiamo anche la categoria Rookies, cioè chi si approccia per la prima volta in questa categoria. Abbiamo appunto Perego, che sta comunque facendo bene in questo momento, il primo dei piloti Rookies. Inizia l'ultimo giro intanto per Alberto Bettella, poi nella categoria Rookies abbiamo anche Soncini, Spina, Foschi, Cecchi, Vilardi e Tiveron. Un bel pacchetto sicuramente di piloti, mentre invece Sorini inquadrato in questo momento l'ultimo giro di Sorini. Andiamo a vedere l'ultimo giro di Sorini in 41 e 3, girano in molti sul 41, mentre Bettella sta compiendo un altro assolo dopo la pole e le due vittorie a Varano in gara 1 e gara 2. È in procinto di andare verso un'altra vittoria qui a Cremona. Andiamo con Pocobello, intanto anche lui una gara tutto sommato discreta, si trova in nona posizione, ha girato l'ultimo giro in 41 e 9, 41 moti sul 41, i passi più o meno sono questi. Bettella invece fa un 36-8 sul miglior giro. In un'altra categoria Alberto Bettella, che si incontra a un doppiato per la via, arriva alla Cremona, curva 10 per poi mettersi alla 11, poi arrivare alla 12 e poi la 13, l'ultima curva, le torri, affronta la Cremona. Bettella arriva verso il rettilineo che lo porterà verso un'altra vittoria, mentre intanto qua Sorini tallonato, vediamo se avrà la possibilità Villani di poter provare un attacco, ma sembra essere un po' lontanino. Vediamo se avrà la possibilità, attenzione, ci prova in staccata Alessandro Villani, numero 75, partito nono, mentre arriva in fondo Alberto Bettella, altro assolo, altro ruggito di Alberto Bettella, che vince gara 1 della Saltac 600, lo fa in solitaria staccando di 4 secondi là in fondo. Vediamo i due piloti della categoria Challenge, Falcone la spunta su Bozzoni, poi arrivano Copponi e De Padova, bravo in top 5, poi Osler, Carpina, Sorini, poi arriveranno Pocobello e Pantella a chiudere la top 10, bravi